Micheli, al lavoro pare che il ballottaggio interno ai 5 Stelle sia stato vinto da Nicola Morra, ma qui davvero i punti interrogativi vanno messi assolutamente. C'è Nicola Morra, il ministro del lavoro, ce l'abbiamo in diretta. Spermati un attimo, Carugati. L'ho visto apparire, stagliarsi. Buongiorno, ministro. Io sapevo che si diventava ministro dopo il giuramento, per cui io attenderei, anche perché è giusto fare una battuta a livello televisivo, ma si sta facendo un lavoro serio da parte del Presidente del Consiglio, insieme appunto ai rappresentanti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, per realizzare una squadra che sia la migliore possibile. Se dovesse essere, io certamente non mi tirerò indietro, ma sono sicuro che all'interno del nostro mondo ci sono rappresentanti altrettanto e più capaci del sottoscritto. Scusi, ho due domande, Morra, da farle, mi perdoni. Che sappia valorizzare queste... Prego. La prima domanda è: se lei facesse mai il ministro, farebbe il ministro del lavoro? Quella di lei sa che io provengo dal mondo dell'istruzione, sono convinto che si debba dar attenzione, valore ad una funzione, quella docente, che è fondamentale per far crescere cittadini informati, consapevoli e critici, e dunque liberi. Sono altrettanto convinto che soprattutto in molte terre piagate dalla presenza dei sodalizi mafiosi sia l'assenza di occupazione, l'assenza di reddito generato da lavoro onesto a rendere alcune proposte criminali molto molto suadenti, perché in assenza di pane qualunque cosa può diventare attraente. Quindi traduco, istruzione o lavoro? Al sud e non soltanto al sud. Mi dica una cosa, Morra, cosa sta succedendo? No, guardi, perché questo ritardo? Perché io parlo anche con fonti del Quirinale, ti aspettavano una salita al Colle adesso, insomma, già presto questa mattina. Cos'è che si è intoppato nella squadra? Perché si continua a discutere a Palazzo Chigi? Volevo capire. Beh, io questo non glielo so dire, so soltanto che si sta lavorando per realizzare la squadra migliore possibile, non credo che siano due o tre ore in più o in meno ad essere determinanti per la verifica della qualità delle competenze che andranno a costituire appunto l'ensemble governativo. Ricordo a tutti che se ci troviamo in una situazione siffatta, che il Paese non ha mai vissuto, e per responsabilità, forse colpa, di qualcuno che, essendo stato il 7 di agosto in aula, non ha proferito verbo in relazione all'eventuale prossima imminente crisi di governo, salvo poi essere preso da frenesia, da bulimia verbale, in tal proposito e in tal direzione, il giorno dopo su un lido romagnolo. Se noi avessimo avuto il coraggio di aprire la crisi di governo nelle... E ha provocato questa crisi di governo di Ferragosto. Grazie mille, Nicola. Il 7 era in aula e non ha detto alcunché. E questa è una grave responsabilità, perché le crisi governative vanno, come ha voluto ferocemente, ma anche gagliardamente il presidente Giuseppe Conte, vanno discusse in aula. Questo vuole la nostra Costituzione. E Matteo Salvini voleva sfuggire l'aula perché forse ha difficoltà a reggere il confronto con le idee e con i fatti. Grazie Nicola Morra, in bocca al lupo, ci rivediamo presto.